Le guerre commerciali non hanno mai avuto nessuno come vincitore. Semplicemente noi consumatori, come abbiamo visto prima, pagheremo di più i prodotti e gli stati probabilmente rinunceranno a qualche punto di PIL. Ad aprile il Fondo Monetario Internazionale ha previsto che nel 2019 il 70% dell'economia globale rallenterà e che la crescita del PIL mondiale sarà la più bassa dei 10 anni. Uno dei motivi principali imputati a questo rallentamento è la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. 1000 dollari è il costo dei dazi per una famiglia media americana e questa cifra potrà aumentare se l'escalation della guerra commerciale non si arresterà. Per Trump, uno degli obiettivi principali da raggiungere con la guerra commerciale era il miglioramento della bilancia commerciale, cioè aumentare l'export e diminuire l'import. Però, come previsto, tutto ciò non è avvenuto. Infatti, l'import cinese è stato sostituito per la maggior parte con import messicano, secondo gli studi del Sole 24 Ore. Nel contratto di governo c'è scritto che vorranno eseguire delle politiche in deficit. E queste politiche in deficit, secondo loro, andranno a diminuire il valore del debito pubblico. Gli stati che sono riusciti a diminuire il debito pubblico aumentando il deficit sono pari a zero. Almeno io non ne conosco. Se ne conoscete voi, scrivetelo nei commenti e magari vi diamo anche un premio Nobel. Come volevasi dimostrare, dopo 6 mesi di manovra economica in deficit prevista al 2%, il debito pubblico non è diminuito, bensì è aumentato. Iniziamo con un deficit al 2,4% se non sbaglio, quindi entro i parametri del 3%. I grillini sono contenti perché non hanno sforato la soglia del 3%, anche se per la Commissione europea questo deficit doveva attestarsi al massimo all'1,6%, quindi in teoria i parametri li abbiamo già sforati. Ci dovrà comunque essere l'accordo con la Commissione europea, altrimenti si dovranno fare dei cambiamenti a questa nota di aggiornamento, cosa molto probabile perché la Commissione europea molto probabilmente non sarà d'accordo con questi parametri. Quindi ancora non è detta l'ultima parola per questa nota di aggiornamento. Come non ricordare tra novembre e dicembre 2018 gli scontri tra il governo italiano e la Commissione europea. Infatti poi si arrivò ad un accordo del 2% di deficit da un 2,4% iniziale. Il problema dell'Italia non è stato mai quello dei consumi, che sono stati più o meno stabili fin dal 2007. Il problema vero sono state le esportazioni, che sono crollate nei primi anni, e gli investimenti soprattutto, che sono crollati con il governo Monti. Quindi c'è in Italia praticamente un problema di investimenti. Aumentare le pensioni e cercare di introdurre reddito di cittadinanza, semplicemente si stanno dando dei soldi alle persone, non si stanno spingendo le imprese ad investire in produzione, ok? E quindi già qui ci potrebbe essere un primo errore da parte del governo. E infatti il 21 novembre 2018 l'Istat supporterà la nostra tesi, affermando che 1 miliardo di euro investito in ricerca e sviluppo avrebbe creato una crescita molto maggiore rispetto a 9 miliardi investiti nel reddito di cittadinanza. Potremmo anche aggiungere delle sanzioni da parte dell'Europa. Vedremo, vedremo. Oh, ma guarda un po', ma chi l'avrebbe mai detto? Quindi vediamo che la situazione europea e mondiale è abbastanza cauta, mentre il governo spara cifre che non si sono mai viste prima. In più, la Germania in questo trimestre ha rallentato di meno 0,2%, indice che un po' in tutto il mondo l'economia sta rallentando. E in questo contesto economico dove tutte le nazioni stanno rallentando, miracolosamente l'Italia crescerà. Crescerà ancora più rispetto a quanto fatto prima. Ed è una situazione abbastanza improbabile. Infatti hanno analizzato che per raggiungere l'1,5% di crescita annua dovranno fare un PIL trimestrale dello 0,5%, cosa che non succede da 20 anni. E tutto questo lo vogliono fare con reddito di cittadinanza e quota 100. Ed è una cosa molto molto improbabile. I dati di agosto 2019 annullano le pochissime probabilità che avevano dato le organizzazioni internazionali di una probabile crescita improvvisa e rigogliosa dell'Italia nel 2019. Quota 100, la sostituzione di pensionandi con lavoratori giovani, non ha senso e non esiste in letteratura economica. E guarda un po', la letteratura economica aveva ragione. Infatti un primo studio su quota 100 effettuato il 10 agosto 2019 afferma che gli effetti di quota 100 per adesso sono tutto il contrario di quanto previsto, e cioè che 3 pensionati vengono sostituiti da un nuovo giovane lavoratore.
Oggi vi spiegherò perché, da 6 mesi a questa parte, lo spread è così alto in Italia. Come vi ho detto già molte volte, i CDS sono una specie di titolo assicurativo per il mondo finanziario. Prima però dovete sapere che i CDS dal 2003 al 2014 avevano un certo tipo di regolamentazione che non tutelava molto il cambio di valuta dei titoli obbligazionari. Mentre dal 2014 in poi i regolamenti che guidano i CDS sono stati cambiati e attualmente i CDS mitigano maggiormente il rischio di cambio di valuta. Questo grafico rappresenta il differenziale tra i CDS emessi dopo il 2014 e i CDS emessi prima del 2014, quando appunto il rischio di cambio di moneta non era mitigato da appunto questi strumenti finanziari. E se andiamo a vedere il grafico da maggio 2018 in poi, questo grafico ci mostra proprio come questo differenziale sia schizzato enormemente. Fatto che ci dimostra che gli investitori finanziari hanno paura che il governo esca dall'Europa e cambi moneta. Quindi gli investitori, come vediamo, non hanno paura né del reddito di cittadinanza, né di quota 100, ma la cosa che gli preme di più è che l'Italia non esca dall'euro. Ed ecco raffigurata in un grafico la paura degli investitori, che è iniziata da quando è entrato il governo del cambiamento ed è finita quando è uscito il governo del cambiamento. Questa paura è stata fomentata soprattutto dalla Lega, con Salvini in prima linea, che non ha mai avuto problemi a sfidare e a minacciare l'Europa. Con dichiarazioni ad esempio, se arriva la bocciatura dell'Europa avranno contro 60 milioni di italiani. E perché non citare anche i due economisti di riferimento della Lega, cioè Claudio Borghi e Alberto Bagnai, che fin dalla bozza del contratto di governo hanno proposto un default di una parte del debito pubblico, per poi arrivare a un'escalation fino a proporre i mini bot come soluzione per pagare i debiti della pubblica amministrazione. E allora a questo punto io mi chiedo, a cosa servono questi mini bot? I mini bot sono un espediente per uscire in modo ordinato e tutelato. Una specie di ruota di scorta sullo stesso assale come per i camion. Ah, ma allora è meglio essere chiari fin dall'inizio. Si vuole creare un'altra moneta. Tutto qui. Tutti questi eventi sono stati interpretati dai mercati come una volontà dell'Italia di uscire dall'euro. E per questo lo spread è schizzato alle stelle. Quindi la preoccupazione dei mercati è ampiamente comprensibile. Ma quanto ci è costato questo effetto governo del cambiamento sullo spread? Beh, per fortuna ci arriva in aiuto lui, Carlo Cottarelli. Infatti, grazie al suo osservatorio, ha calcolato come 20 miliardi il costo totale di questo effetto governo del cambiamento. Possono tranquillamente sorgere dei dubbi per quanto riguarda l'affidabilità di questa cifra calcolata, per via dei metodi utilizzati appunto per estrapolare questa stima. Però diciamo che è una buona base per riflettere sulle politiche sprezzanti nei confronti delle istituzioni europee e su quanto queste possono costare per le casse dello Stato. E guarda caso, dopo l'uscita dal governo del partito più problematico nei confronti dell'euro, lo spread è diminuito ritornando a valori precedenti alla salita al governo di Movimento 5 Stelle e Lega. Quindi niente complotti di vario genere, bastava semplicemente mitigare le dichiarazioni contro l'euro e l'Europa e lo spread si sarebbe abbassato tranquillamente. Il patto degli investimenti con i suoi oggetti per l'indietro e quindi anche con il progetto di posizionato. Questo problema dell'assenza di investimenti che supportano il reddito minimo condizionato, Tridico ha una soluzione, che sarebbe il reddito minimo condizionato stesso. Infatti, secondo un meccanismo contabile, grazie al reddito minimo condizionato, 5 milioni di persone entrerebbero a far parte del mondo dei disoccupati, cosa che prima non lo erano. E questo, secondo i trattati europei, permetterebbe all'Italia di aumentare il deficit pubblico, quindi di generare delle nuove risorse che andrebbero proprio a investimenti a supporto delle imprese per assorbire questi disoccupati. Dietro tutto questo ragionamento ci sono delle forti critiche che affermano che da una parte probabilmente l'Europa non accetterà questo gioco contabile. Ad oggi non è stato concesso nessuno spazio fiscale aggiuntivo grazie al reddito di cittadinanza. Quindi niente partenza di nuovi investimenti che sarebbero andati a supporto di questa nuova manovra. Anzi, per tappare buchi in bilancio si è prospettato un aumento dell'IVA, che vedremo se sarà confermato o meno. E attualmente i centri per l'impiego non funzionano, come penso avete sentito anche in tutti i telegiornali. Si calcola che bisognerà avere molto tempo a disposizione affinché questi ricomincino a lavorare e ricomincino a svolgere la loro funzione all'interno di questa catena. I Navigator sono stati assunti solo 3 mesi dopo l'inizio del reddito di cittadinanza e ci sono un sacco di problemi per quanto riguarda i centri per l'impiego, i sistemi informativi e anche la formazione dei Navigator. Quindi diciamo che per adesso il reddito di cittadinanza ha solo la funzione assistenzialista e non quella di reintegrazione delle persone all'interno del mondo del lavoro.
Il secondo problema sono le previsioni. Infatti tutto quel pippone che vi ho fatto prima, durante tutto l'arco del 2018, dove si vedeva che l'economia italiana stava iniziando a soffrire, si poteva ampiamente vedere fin da settembre-ottobre del 2018. E quindi tutte le previsioni che poi successivamente hanno costruito di una crescita del 3%, dell'1,5% e anche infine dell'1%, erano molto poco attendibili. Salvini ha ragione quando dice che l'Europa sbaglia le previsioni. Purtroppo però negli ultimi 10 anni, 7 previsioni sono state sbagliate per eccesso e non per difetto. Qualche problema io me lo porrei. E tutte le previsioni di crescita che danno l'Italia nel 2019 in forte rallentamento comprendono la manovra. Un altro elemento che ci dice che questa manovra alla fine non avrà un grande effetto sulla crescita generale del paese. Come previsto dalla teoria economica, spesa pubblica utilizzata per trasferimenti ai cittadini tramite quota 100 e reddito di cittadinanza non creano una crescita sufficiente a ripagare la spesa pubblica, ma soprattutto non garantiscono una crescita decente, in particolare con condizioni internazionali non troppo rose. Se sul reddito minimo condizionato siamo tutti favorevoli ad aiutare i poveri, anche se questo non aiuterà l'economia a crescere e non immetterà nuovi lavoratori all'interno del mercato del lavoro, su quota 100 io veramente non capisco l'utilità. Abbiamo una popolazione che invecchia, l'aspettativa di vita si allungherà sempre di più. Già adesso abbiamo un'età pensionabile che è la più alta d'Europa, ma effettivamente la media di quelli che vanno in pensione è tra le più basse invece d'Europa. Questo perché ci sono tante altre forme di andare in pensione oltre alla riforma Fornero. L'Ocse con questo studio del 30 agosto 2019 ci conferma che l'Italia ha davanti a sé una grande sfida, e cioè rendere sostenibile il sistema pensionistico. E ovviamente una risposta non è quota 100. E in più il tanto sponsorizzato ricambio generazionale, cioè ad ogni lavoratore che va in pensione ne rientrano 3 giovani, non ha alcun senso a livello economico e non c'è nessuno studio che confermi questa ipotesi. Vi lascio di nuovo link in basso se volete approfondire. In tutti gli studi che abbiamo in economia, i lavoratori aumentano sia quando aumentano i lavoratori giovani che quando aumentano i lavoratori vecchi. Non c'è alcun trade-off all'interno di questo meccanismo. Un altro studio conferma l'inconsistenza di quota 100, dove analizza che il turnover esiste solo per i lavoratori poco qualificati e quindi con una retribuzione molto al di sotto della media. Mentre per i lavoratori qualificati, quindi ad esempio un giovane ragazzo appena uscito dall'università, quota 100 non è assolutamente d'aiuto. E niente, per adesso questa mia recensione economica dei miei vecchi video finisce qui. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Niente. Ciao. Le veline?